Festeggia 25 anni di attività la Scuola Romana dei Fumetti, dove insegnano alcuni dei grandi maestri di quest'arte. Dall'illustrazione al cinema, dai videogame alla graphic novel, sono tanti gli stili in cui si cimentano gli studenti. E a loro si chiede costanza, impegno, perché disegnatore si diventa anche con la tenacia, non solo con il talento. Il servizio di Cinzia Terlizzi. Il signor Bonaventura è Dick Tracy, come Platone e Aristotele, ovvero i più popolari personaggi dei fumetti raffigurati come i più celebri filosofi dell'antichità, ritratti nella grande opera custodita nei musei vaticani. Affresco come poster, Raffaello Sanzio come Massimo Rotundo, Scuola di Atene come Scuola Romana dei Fumetti. A ogni arte, ad ogni epoca è il suo autore, è davvero luogo di creatività e di eccellenza professionale e umana questa scuola che compie 25 anni. Noi abbiamo aperto questa scuola che non c'era ancora internet, era, i computer cominciavano a esistere ma non avevano, come dire, lo spazio che hanno oggi. Però quello che è importante dire, almeno per noi, è che imparare a disegnare è rimasto sempre uguale. Se non sai disegnare, il computer poco ti aiuta. Questa è una scuola in cui nei primi 3 anni si impara a disegnare. Disegno e tecnica del fumetto, sceneggiatura per immagini, manga, illustrazione per l'infanzia, corsi per bambini e ragazzi, un percorso di studi di 3 anni e poi un biennio per il digitale, una nuova sezione per la graphic novel, 300 ragazzi e 40 insegnanti, professionisti, che lavorano per Bonelli, Disney, Marvel, come Massimo Rotundo, disegnatore di Tex. Ho disegnato Tex con la consapevolezza di conoscere i gusti dei lettori, perché anch'io ero un lettore del personaggio. Non essendo delle sceneggiature molto complesse e il personaggio in qualche modo molto articolato, il disegnatore è al servizio dell'autore, quindi di chi scrive, e bisogna seguire in maniera molto accurata le indicazioni dello sceneggiatore. C'è una libertà stilistica, questo sì. 3 elementi che deve avere il disegnatore di fumetti perfetto. 1, saper raccontare. 2, deve essere sempre aggiornato. 3, secondo me, bisogna saper o leggere una sceneggiatura o saperla scrivere. Esperienza conseguita dopo anni di passione e di lavoro che viene trasferita ai giovani, un po' figli, un po' studenti, in un reciproco scambio di stima, affetto e attenzione, tali da far diventare un ex allievo insegnante. Ho ricevuto sicuramente un'impostazione legata alla ricerca continua di nuovi stimoli, diciamo, in questo settore, legati anche all'aspetto artigianale, quindi un aspetto anche molto romantico, se vogliamo. La ricerca dell'autorialità, questa è un'altra prerogativa di questa scuola, cioè cercare di tirare fuori dagli allievi la loro personalità per cercare di dargli modo di esprimersi nella maniera che loro ritengono più opportuna. Disegnatori si nasce o si diventa? Allora, disegnatori si diventa. Una predisposizione iniziale è utile sicuramente, ma è un piccolo vantaggio iniziale, cioè quello che c'è da imparare è talmente vasto e talmente a volte complesso che il duro lavoro permette di compensare qualsiasi lacuna pregressa. Il micromondo della Scuola Romana dei Fumetti o di scuole come le nostre è diverso da quello che è il mondo esterno. Non abbiamo mai avuto problemi di bullismo, non abbiamo aggressività all'interno della nostra gioventù che frequenta la scuola, c'è molta solidarietà tra loro, è un mondo che piace. Uno dei motivi per cui abbiamo aperto la scuola è quella di stare insieme ai ragazzi, alla gente, perché altrimenti si fa una vita da solitari, tipo gli amanuensi del Medioevo. Creare un agorà dove si incontrano gli autori, gli insegnanti, e conosci anche i gusti dei ragazzi che leggono i fumetti, secondo me è stato anche qualcosa che almeno a me mi ha permesso di invecchiare più lentamente. Oggi gli sbocchi sono di più di un tempo, proprio grazie alle nuove tecnologie, al fatto delle colorazioni. Per esempio il fumetto era sostanzialmente in bianco e nero, oggi c'è lo storyboard, quindi il disegno nel cinema, l'animazione,
il web, e quindi secondo me c'è più sviluppo oggi e più possibilità di lavoro di un tempo. Io non credo che il fumetto morirà. Cosa può diventare è difficile forse saperlo, però diciamo lo stimolo è continuo, ecco, l'importante è cercare sempre di raccontare qualche cosa. E ai nostri tre fantastici maestri l'omaggio del discepolo Federico, naturalmente a fumetti.